E mentre si raccoglie il tuo pubblico, intanto prima ho fatto una campellata perché ho chiamato Nicola Lusuardi, che è uno sceneggiatore, chiamato in un altro modo. Poi affidare a me i nomi è come dire, è come mandare, no, il super tecnico amato, diciamo, a tagliare le spese parlamentari, cioè è la stessa cosa. Poi voglio dire che domani c'è questa manifestazione di cui parlava Tiziana, parte alle 10 dall'ospedale Maggiore e va fino all'Agenzia delle Entrate di Bologna, quindi è organizzata l'Associazione Vittime della Crisi, di cui è coordinatrice Elisabetta Bianchi. Detto questo, finalmente tocca a te, che cosa vuoi dire? Intanto sono contento che la vicenda di Bergamo abbia avuto l'epilogo. Che ha avuto, gli ostaggi sono stati liberati, speriamo che anche Equitalia liberi le centinaia di migliaia di italiani che tiene ostaggio, insomma. È un auspicio, però anche su questo la competizione è importante, in questo paese bisogna essere competitivi e la crescita è importante. Monti, vedi, il tasso di suicidi greci è molto più alto del nostro, ha detto. Allora chi aspetta a premere il grilletto? Lei con quella corda al collo, stringa, stringa, e lei con sparso di benzina si accenda prima che evapori tutta. Mica vorrete farvi battere da quei mangiasuvlachi? E non è possibile. Questa è tosta, eh? Se lui si preoccupa. Allora andiamo su cose più leggere. Una cosa ti voglio chiedere. Ma te hai presentato sto curriculum, vuoi fare il direttore generale della RAI? Certo. Ma te lo sai qual è? Tutti quelli che l'hanno fatto, appunto. Proprio lui, stavo pensando, uno degli incarichi principali dei principali, dai. Carriere fulminanti, non appena nominato direttore generale della RAI, fuori! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, Santoro cacciò Santoro dalla RAI. Schizofrenico, no, questo devono fare i direttori generali. Sì, certo. Però io l'ho immaginata la RAI santoriana con delle nuove cose. Ecco. Santoro, direttore generale della RAI. Il nuovo palinsesto. Cosa danno in TV? Il monologo di Travaglio. È molto che è iniziato? No, solo da 7 ore. Ma per ora, visto che siamo fra noi, no? Ancora siamo al servizio pubblico, no, alla RAI. E c'è stata qui una cosa che l'abbiamo fatta anche vedere, Bertazzoni, ma meravigliosa. Servizio pubblico. Si difende. Appunto, grande svolta nella carriera di Luca Bertazzoni. Dopo anni passati a rincorrere i politici, finalmente i politici rincorsero lui. Un applauso a Luca Bertazzoni, che lo vedo sempre. Veloce. Però un pochino a incazzarsi, hanno ragione questi. Per forza che Bossi vuole tornare. Bossi vuole tornare a fare il segretario della Lega. O anche l'usciere, pure il fattorino. Qualsiasi cosa pur di non dover restarmene tutto il giorno in casa con questo coglione. Non si può condannare un uomo così. E ora parliamo di cose allegre, appunto. Mamma mia, dai, no? Gli italiani pensavano che niente potesse essere più brutto della crisi, finché non videro la faccia di Enrico Bondi. Questo. Però tant'è che guarda, nonostante lo avesse nominato lui, cazzo Bondi, quante volte te lo devo dire di bussare prima di entrare? Anche a Monti prendeva un colpo tutte le volte che se lo ritrovava davanti all'improvviso, perché questo voglio dire, però il governo ha preso iniziative molto popolari, ecco. Il governo invita a segnalare gli sprechi. Ho segnalato il frigorifero, ma se è sempre vuoto, appunto. E poi parliamo anche di lavoratori, no? Andiamo un po' anche. Primo maggio, festa dei lavoratori. Piazza San Giovanni era piena di giovani. Bella forza, quelli sono tutti disoccupati e non hanno un cazzo da fare, ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche delle novità, anche lì in questi partiti. Vogliono mandare Lusi in carcere. Geniale, così continueremo a mantenerlo con i soldi pubblici. Ma ora non parliamo, Bersani fa delle dichiarazioni a volte molto forti. Bersani, non voglio governare sulle macerie. Ormai sono troppo abituato a starci sotto. Questo è il PD che ci tocca. PD sta reagendo. Poi all'opposizione, non so come si dice, insomma, qualche frasina infelice passa. La mafia è meglio dello Stato. Beppe Grillo, mentre depone una corona d'alloro ai piedi del monumento all'eroe Vittorio Mangano. Mamma mia, questo pure. E che vuoi fare? Ma quando mi girano. Però questa frase ha fatto scandalo anche tra i politici. Scandalo tra i politici per le affermazioni di Grillo sulla mafia. Non si possono fare confronti tra mafia e Stato. Noi ci troviamo benissimo con tutti e due. Certo. E ora andiamo sulla conclusione, però vai piano.
Perché voi tutta la sera a parlare male di Giuliano Amato e del suo ritorno. Invece tu ne parli bene, qualcuno sicuro, è felice, certo, qualcuno è felice. Eccolo qua, il topino. Torna Giuliano Amato. Finalmente qualcuno che mi dà il cambio. Questo è bello. Senti il male anche questa settimana. Nella controcopertina, nella doppia copertina, è il male di Monte Zemolo. E noi facciamo una piccola nostra inchiesta su Italo, questo nuovo treno che ha suscitato tanta invidia, che due frecce si sono addirittura deragliate, scontrate per fargli largo. Nell'altra, questo è per te e per Freccero, avete parlato tutta la sera dei curriculum. Eccolo qui, questo nuovi. È Vincino, quella carogna. Grandissima, il disegno di Vincino. Di Freccero e Santoro, lo cantiamo insieme che ti porta fortuna. Curriculi, curricula, curriculi, curricula. Ci vediamo giovedì, grazie.